Innanzitutto grazie per aver accolto l'invito di Orecost, che ci è stato appunto Premier Eccellenze, il titolo della nuova edizione Salone delle Eccellenze, quindi quale occasione migliore per premiare le eccellenze della ristorazione campana. Quindi ancora grazie. Grazie a voi. Chef, io partirei da qualche aneddoto. Diciamo che lei è approdato alla cucina dello Stendis di Palazzo Arrigo dopo una carriera comunque costeggiata da tanti casi di prestigio. Ma qual è stato, se c'è un incontro particolare che lo ha spronato a fare sempre di più e meglio nel mondo della ristorazione? Ma diciamo che tutte le esperienze quella che è stata qui mi ha segnato di più è il posto dove lui si tratta di capire media molto rispettoso, quindi ha trasmesso quella sensibilità che magari prima avevo. Il generale Esposito che sarà oggi un pomeriggio alle 15 qui sul palco come chiesto di essere premiato, quindi molto bello apposta un gancio tra le due iniziative. E un'altra domanda che volevo porre è quanto è importante nella sua cucina, cioè, quanto è importante il territorio come fonte di ispirazione proprio per i suoi piatti? Il classico piatto forte, cioè quello che maggiormente secondo lei rappresenta la sua cucina. Il piatto forte, diciamo che ce ne sono molti che caratterizzano la mia cucina. Uno può essere questo qua della biglia alla scapegia, quindi essendo napoletano, essendo questa ricetta, il prodotto e la tradizione, altro può essere uno dei ravioli che abbiamo territorio, tradizione ma anche soprattutto innovazione, come crea gli obiettivi fondamentali. Certo, noi la vogliamo omaggiare tramite, grazie a Carmine D'Alessio della MSM Company, del Don Orecost. È un manufatto in ceramica artigianale, cura dell'artista ceramista Giuseppe Cicalese, che rappresenta appunto lo chef. Dicevamo il premio Oscar di Orecost che è dato agli amici di Orecost. Volevo cogliere l'occasione per invitare sul palco anche il presidente Carlo De Luca e Pietro De Luca della Luca Attrezzature della Ristorazione. Così da poter fare una foto di rito, però le sorprese scelte di sapere non finiscono qui. Oltre al Don Orecost, il consorzio Orecost ha previsto per gli amici, quindi anche per lei, un omaggio a cura dell'azienda Zuini. Quindi abbiamo di nuovo l'azienda Zuini che vi consegnerà un regalo. Grazie. Chef, questo è un altro regalo del consorzio, portello della linea Gabi. Certo, è uno dei coltelli più, diciamo, di valore, fatto in Giappone da un'azienda di api, parliamo di un damascato con manico in legno di Baccarat, e diciamo viene scelto dai collezionisti e dai chef stellati come me. Quindi per noi è un piacere regalarlo.